E noi siamo qui a portare dei fiori nel luogo dove sono decedute le nostre bambine. Perché vogliamo giustizia. Perché in un luogo dove i bambini dovrebbero nascere e i genitori dovrebbero uscire felici, invece sono uscite mamme con le lacrime, mamme che piene di dolore. C'è tanta rabbia nelle parole di Tania Egitto, la mamma di Nicole, la neonata morta a Catania il 12 febbraio scorso. Il sit-in di protesta è stato organizzato oggi davanti alla clinica Gibino, a 3 giorni dalla perizia dei consulenti della procura del capoluogo etneo che indaga sulle cause del decesso. I 3 periti medico-legali hanno scagionato il 118 sotto accusa per non aver trovato un posto in terapia intensiva neonatale a Catania e hanno puntato il dito invece sull'operato dei sanitari della struttura. In particolare sotto accusa c'è la ginecologa Maria Ausilia Palermo, censurate anche le condotte del neonatologo Antonio Di Pasquale, dell'anestesista Giovanni Gibino, di altri 2 anestesisti, dell'ostetrica e del medico di guardia. Con loro Tania, che da subito col marito Andrea Di Pietro avevano sollevato dubbi sull'operato della clinica, è molto dura. E noi chiediamo che questi medici vengano radiati e che la clinica Gibino non eserciti più. Nessuna donna deve più partorire alla clinica Gibino. Parenti, amici ed altre 2 mamme che hanno perso le loro bambine, Lucrezia e Francesca, si sono riuniti davanti alla casa di cura con striscioni e cartelli con il nome dei bimbi morti. Una corona di fiori è stata deposta in memoria della piccola Nicole, morta 3 ore dopo la nascita, secondo i periti della procura, per l'arresto irreversibile delle funzioni vitali consecutivo a grave sofferenza acuta fetale, una mancanza di ossigeno in utero che sarebbe stata sottovalutata dai medici della clinica privata Gibino.